Bentornati carissimi amici, briciole di storia, come sempre andiamo a frugare nel passato lontanissimo dai dinosauri ai tempi più recenti. E sì, questo è un dinosauro. No. In effetti ci siamo permessi di farla, anche se è piuttosto nuova, perché hanno iniziato a produrla nel 2001, quindi dovremmo essere fuori, noi facciamo cose prima del 2000, ma è talmente sparita dalla circolazione, talmente vetusta, superata e inesistente, che ci ha colpito come oggetto del passato. Avevamo questo splendido brochure della concessionaria. Che detto, sulle brochure anche le macchine brutte sembrano belle. Ecco. Non che sia il caso di questa. No, è esattamente il caso di questa. Questa era una buonissima macchina che ha sostituito la Bravo e la Brava e la Marea anche poi in seguito. Bravo, che già successoni. Erano delle buone macchine, migliorandone la meccanica, ma con qualche errore dal punto di vista del disegno, del design, particolarmente dell'esterno. Anche del nome. Stilo. Beh, volevano avere un po' di stile, non l'hanno avuto. Guarda, fai uno zoom sugli interni. Cioè, alzo il foglio. No, ma no, non devi dire così, devi fare stare zoomando sugli interni. Ah, già il navigatore, cioè. Sì, questa è naturalmente la versione plus ultra accessoriata, ma comunque classe superiore, già ci poniamo in una certa soglia, elegante, versatile, grande in tutti i sensi. Fiestilo 5 porte ha un carattere solido e protettivo, sembra la descrizione di un vino. Una linea elegante, fluida, disegna la fiancata mettendo in evidenza una struttura alta, quasi da monovolume. Ma veramente? Sì, era un po' più alta delle altre. E un bagagliaio da record, spazi versatili e grande affidabilità, ne fanno la compagna di viaggio ideale per ogni situazione. Sì, era poco alla moda, cioè un giovane si comprava la Golf, era molto più... Una di quelle macchine nate vecchie. Sì. Buona, di per famiglia. Qualità. Solida, grossa, non aveva nulla di elegante e di filante, però... Qui addirittura non aveva il poggiamano, ma varie un tavolino. Di accessoriamento. E quindi perché... L'hanno fatta anche in Brasile, oltre che in Italia l'hanno fatta anche in Brasile. In Brasile addirittura fino al 2010, mentre in Italia hanno smesso nel 2008. E è sopravvissuta per un po' la station wagon, che era pratica, e quindi lì l'eleganza non conta. Ma esatto, ma secondo te è anche le vecchie macchine, cioè si può dire che la Tipo fosse tutto sto splendore, ma aveva trovato una nicchia di mercato tutta sua. Colpa delle concorrenti? Sì. Troppo belle le concorrenti e questa era troppo brutta per quel periodo? Sì. È impietoso dire così, ma è la verità vera. Guarda la parte anteriore, confrontala con quella della Golf del periodo. E certo. un ragazzo giovane piuttosto si comprava una Golf usata piuttosto che una Stilo. E uno che non era più giovane era già su una macchina magari di una potenza diversa, di una capienza diversa. Anche se tecnicamente i diesel e i benzina erano dei buoni motori, erano arrivati a fare anche la tre porte, farla con un 2004 da 170 cavalli e con il marchio Abarth, interessante. Il disegno che è venuto male ha condizionato tutto. In fin dei conti, quando vai a comprare la macchina, sì, la prima cosa che chiedi è che non si spacchi in continuazione, che abbia delle prestazioni. Ma ti deve piacere. Deve essere bella, se è brutta. Certo. Con la, come si chiamava quella col doppiamento? La macchina. La nuova Multipla? La Multipla. Però aveva la sua nicchia di mercato. Quella era straordinariamente originale. Erano a 6 posti. Cioè, questa non era nemmeno originale. No. E quindi proprio una pagina un po' triste della Fiat. Bene, e su questo piccolo ricordo, non tanto lontano, ma nascosto nel tempo, vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo video.